amici, bentornati in questo nuovo episodio con Nani Cucciolotti. Oggi andremo a fare lo slime, più che altro non è slime, ma è una pasta da modellare. E insomma l'andremo a fare alla Nutellina. Allora, gli ingredienti che servono sono farina o amido di mais, Nutella, un sacchettino se non la volete mangiare, ma insomma la volete più modellare che mangiare. Un bicchierino, una ciotolina, tutto quello che volete per mescolare e un cucchiaino. Ok, allora prendiamo il nostro bicchierino, togliamo la bustina, prendiamo la Nutella e la apriamo. Quanto dura? Poi odorerà la nostra pasta, secondo me odorerà di Nutella. Io voglio prendere un cucchiaino perché non ne voglio fare troppa, veramente. Perché allora, io la lascio scolare perché, insomma, io voglio più uno slime naturale. Non mi impressionate che è Nutella quella che sta scendendo, vero? Sì, è Nutella. Bene. Ecco, è sceso. Ok, prendiamone un altro, va. Solo un altro. Poi basta. Vabbè, tanto è Nutella. Non cambia nulla. Quindi io ne voglio uno e mezzo, non ne voglio troppo. Ok. Però io ne voglio fare una gigante, se ci pensate, una pasta gigante per voi. Bellissima. Oh cavoli, dovete vedere quanto ti viene la voglia, insomma, di mangiare questa pasta. Ma io non la voglio mangiare, la voglio modellare. Perché è bello modellare più che... Oh no, che succede? Allora, sei pronto? Io non voglio leccare veramente. Ok, e possiamo togliere il nostro cucchiaino. Ok, il nostro bicchierino pieno di Nutella si preparerà alla nostra farinella. Farina qualunque, ma può anche essere. Non ne mettete troppa, eh. Tanto per un poco così, no, io ne ho messa troppa. Non fate questo fail. Ma mai, ma era venuto così bene. Adesso io devo mettere altra Nutella perché deve venire una cosa gigante ora. Deve venire una cosa gigante. Perché mi deve rovinare sempre tutto sta farina, eh? Stupida farina. Cola. Perché è sempre colpa della farina. Ok, adesso però ne verrà uno più grande. Che bello! Una pasta molto labile gigante. Io la voglio, però potevo prendere un cucchiaino. Va bene, va bene. Oh, non c'è neanche bisogno del frigo. Ok, muoviti, modellati. Ma dobbiamo perdere solo tempo con questa cosa. Oh no. Però è carina. No, è molto morbida. Non basta la farina che c'è. No, io non ne metto altre. Però si deve un po' togliere. Perché io non ce la faccio questa roba attaccata a mescolare. Il cucchiaio è così pieno che non riesco più a mescolare. Cosa tipica dei cucchiai, no? Non cadere sui vestiti. Ah, non è caduta bene. Ehi, tu. Non vi preoccupate che sabato e domenica escono le challenge. Oh no, perché? Dai. Scusate per la musica, però è rilassante. Ok, si è tolto dal cucchiaio, cosa molto bella. Però ragazzi, ne è venuto troppo. Non so veramente. Troppo. Troppo. Bene. Allora. Veramente, ragazzi, ma quanto ne ho fatto? Troppo forse. Ma dai, tutta sta farina, ma guardate. Deve andare in mano a me. Secondo me è più farina, molta farina.
iniziamo a modellare questo pezzo. Togliti in tela che io devo fare. No. Oh, ragazzi, sto combinando un guaio. Ragazzi, per i pasticcioni come me, mettete una tovaglietta o qualcosa, un tovagliolo. Io ci ho messo un tovagliolo. Però non è proprio venuto. Aspettate, è venuto troppo farinoso. Togli. Mamma mia, ne dobbiamo ancora tirare fuori. La dobbiamo ancora tirare fuori. Va bene. Oh no! Ma io poi dove la devo mettere tutta questa roba? E dimmi che non è tutta carina, vero? No. Ragazzi, sto combinando un disastro. Va bene. Passatevelo per le mani. Beh, ma credo che tutti faranno. No, solo io faccio questo macello, eh. Solo io. Adesso questo si azzecca. Mettiamo la secchia. Quello. Però sono felice perché non ha lo stesso. Ma dai, si azzecca, no? Dai, ragazzi, veramente. Qua è un macello, è un macello. Ragazzi, ma io sto combinando un disastro. Ok. È venuta e vai! Oh no. Allora, lasciamola un poco così e io nel frattempo raccolgo l'altra e noi ci vediamo tra poco quando l'avrò la corta. Ok, ragazzi, eccoci qui di nuovo. Chiudo un attimo. Allora, è venuto bene, sì. Un poco troppo farinoso, ma io non ci ho aggiunto proprio niente. L'ho lasciato così e insomma l'ho ripulito, l'ho rimesso in un bicchierino nuovo, ovviamente. E ci ho tolto un poco di farina, quindi se voi volete potete togliercela. E l'ho un poco appiattito con il cucchiaino. E ora dovremmo tocca giocarci, però visto che ora ci ho tolto tutta la farina, ne voglio andare a mettere solo un altro pochettino, sapete perché? Perché se no viene troppo. Poi non si azzecca, quindi io ci devo mettere un altro pochettino di farina. Non pensate che è lo stesso di quell'altro, dell'altro che avevo fatto l'altra volta, perché. Non è per niente vero. Comunque, ragazzi, io non ho potuto mettere il video della scuola, quindi mi serve ancora un pochettino di tempo, ma ve lo farò uscire subito perché ovviamente dice che non posso mettere i video che insomma stanno per 15 minuti. Quindi massimo un video di 15 minuti e io mo sto cercando di tagliarlo, magari metterci qualche effetto, non lo so ragazzi. Devo vedere un poco, devo fare un poco in una giornata tranquilla, vediamo. Ok, io ho messo la farina, vorrei aggiungere un cucchiaino di Nutella. Però non lo so, meglio di no. Però devo vedere prima la consistenza perché. Eccolo qui, bellissimo. Prendo questo pezzettino che ho preso pochissimo, né? Comunque, ragazzi, io adesso metto un altro stop e ci vediamo quando l'ho cacciato, ok? A tra poco. Allora, ragazzi, non mi vedete senza niente, senza la base, perché io. L'ho già messo nella bustina, ma non lo dobbiamo già posare, dobbiamo prima verificare come è venuto. Però io non mi voglio lavare per l'ennesima volta le mani, quindi lo metto nella bustina e lo striccio un poco per vedere la sua consistenza e vedo com'è fatto, com'è morbido, perché poi ovviamente quello è uscito tutto a pezzettini.
allora io ho detto, mo lo metto insieme dalla bustina. E useremo sempre questa bustina, non vi preoccupate, anche se è sporca, c'è sempre la stessa roba. Io sto un attimo facendo merenda. Ok, allora, questo è lo slime. Ma che, perché dico slime? Ok, io ho finito i tovaglioli. Dove lo metto? Vedo dove lo posso mettere. Mi invento un posto a tra poco. Ok, ragazzi, eccomi. È bellissimo. Aspettate, forse non si vede perché la luce. Vedete, comunque questo è odore di Nutella, ragazzi. Una cosa incredibile. Io vado un attimo ad accendere una luce perché sennò non vedrete mai il suo colore. Però mi dispiace che non potete vedere l'odore, perché l'odore è buonissimo. Proviamola a modellare. Si spezzetta un poco. E questa è la brutta cosa. Perché si spezzetta? Ma che noia. Secondo me è venuto da mangiare. Eppure era venuto. Allora, proviamo a rassodarlo di nuovo. Ma perché sto facendo dolce e salato? Mentre provo sto collo. Faccio una merenda salatissima. Le patatine. Ma dai, ma che storia. Bene, sono felicissima. Sono buone le patatine, vero? A chi è che non piacciono le patatine? Ve l'ho già detto che il video della scuola non è riuscito, eh? Va bene, ragazzi, ci vediamo dopo. Sì, ci vediamo dopo. Perché voglio provare a metterlo. Va bene, ragazzi, un attimo che pulisco. Ragazzi, il telefono è scarico e quindi ci dobbiamo muovere. Allora, muoviamoci veramente, seriamente. Allora, ho trovato questa carta e voglio stendere la mia pasta. Vediamo questo. Dai, stenditi. Non ti smollicare, ma devi stenderti. Non ci riesco. Il mio canale, ho cambiato il nome. Che bello, sono felicissima. Comunque il video della scuola ve l'ho registrato, eh? Mi sono chiamata Yow M. Vabbè, io lo so dire solo bene, You and Me. Però mi sono chiamata You e Me. Ecco, mi è venuto. Ok. Non si è azzeccato, che bello. Però attenti che si rompe, come si è rotta la mia. Ma si rimette perché non è uno slime, infatti io non lo chiamo nel titolo slime, perché non è per niente la slime e io non vi voglio fregare. Comunque questo sembra cacao. Ah ragazzi, vero, per chi non vuole usare la Nutella oppure non ce l'ha, ma credo che tutti abbiate la Nutella, no, ci sta anche chi non c'è. Potete anche usare il cacao sciolto. Provateci, io non ci ho mai provato, ma ho sentito dire che si può usare il cacao e lo dovete sciogliere. Poi, oppure il cioccolato e lo sciogliete in acqua calda nel forno. Ma io preferirei l'acqua calda perché si scioglie naturalmente. Cioè, non ci sta calore che lo deve per forza far girare cose, ma poi come volete voi, non cambia niente, è solo ve lo sto consigliando. Allora, è venuto piatto, ovviamente ci sta altra roba, ma la voglio mettere qui. Io voglio provare a fare qualcosa. Si è spaccato, dai, nelle mie mani all'improvviso, mi ha fatto prendere collera. Bene ragazzi,
Allora, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video.